cara senza di guerra o di violenza direttamente esercitata dagli individui. Esiste una nozione di pace più forte, che è intesa come condizione sociale in cui è assente anche quella violenza, perché di violenza si tratta, esercitata indirettamente mediante la privazione di valori e diritti inseparabili tra loro, come la libertà, l'eguaglianza, la giustizia. Il diritto della pace, contenuto nella nostra Costituzione, ci trasmette un messaggio rivoluzionario, e cioè che guerra, violenza diretta, e ingiustizie sociali, possiamo dire violenza strutturale, violenza indiretta, sono il rapporto reciproco, che può essere spezzato solo se vi sia un'eguaglianza sostanziale, e non solo formale, dei diritti, e se la sovranità popolare sia liberamento del potere dal basso. Vi sono diverse manifestazioni della violenza indiretta: alienazione del mondo del lavoro, riproduzione e rafforzamento delle gerarchie sociali, assenza di partecipazione attiva, disoccupazione, precarietà sociale e lavorativa. La distruzione della Costituzione prosciuga il terreno su cui è possibile impostare una dialettica sociale basata sul principio che ogni componente della società e ogni soggetto della, quindi ogni singolo componente della società e ogni soggetto della politica, quindi soggetto organizzato, partecipi in maniera egualitaria ai poteri decisionali che regolano la società stessa e alla gestione delle risorse materiali e immateriali. La perdita di una visione globale dell'impegno politico, il riflusso nella sfera individuale, nel privato, la scomparsa dei partiti di massa, fa della Costituzione, come ho già prima accennato, l'unico fortino a difesa dei principi e dei valori della democrazia sociale. Quante volte nel corso degli anni abbiamo letto, sentito che oramai era vecchia, che aveva fatto il suo tempo, che aveva bisogno di una sistematina. Ho sentito qualche mese fa appunto proprio questa espressione, sistematina da manutenzione, ma io sistematina da rototà, da rototà, sistematina. Cos'è che diceva? Manutenzione. Al punto che non è rimasto più nessuno che venisse a precisare le ragioni per la quale la Costituzione non possa più essere considerato, cito ancora D'Albergo, il terreno privilegiato su cui innestare una difesa tenace dei suoi irrinunciabili principi e un rilancio che ne veda dislocare i valori più avanzati per soddisfare e bisogni insoddisfatti e bisogni puri. Contro le riforme costituzionali sin qui tentate e attuate, contro le modifiche della legge elettorale che calpesta il proporzionale, è legittimo allora invocare, ed è stato accennato mi pare prima ancora da Cremaschi, il diritto dovere di resistenza. Anche da Acero Dorsi. Poiché tutte le misure adottate da governo e Parlamento sono incostituzionali. Il problema che si pone sono le modalità di riaffermazione della legalità costituzionale mediante la ripresa di un conflitto sociale. Del resto il sistema capitalistico d'impresa non ha mai cessato la sua lotta di classe, armato dei principi costituzionali e non lasciato soltanto a dei rapporti di forza. E qui, attraverso il diritto, che si esprime appunto il valore della pace. Finisco citando un grande vescovo, Tonino Bello, vescovo di Molfetta, che sosteneva che la pace, più che un vocabolo, è un vocabolario. Significa che le sue articolazioni sono molteplici e una di queste sta a fondamento di una società democratica, di una politica che operino realmente a fini sociali, in direzione, questo è un mio auspicio, di una trasformazione in senso socialista dei rapporti di produzione e delle forme statuali e istituzionali ad esse corrispondenti.